Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row the Third. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. E con questo abbiamo platinato Saints Row the Third. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo risolto tra virgolette un problema di zombie, mentre oggi ci troviamo su tre fronti. Piss, you heard anything about what happened to Kilbane? We need to know where he is. Yep. You're playing chess again, aren't you? Yeah. Damn it, Pierce. Oh, hey, come to the crib. We got something important to talk about. Stai ancora giocando a scacchi? Però, se riesci a giocare a scacchi vuol dire che è pure bravo, eh. Contro Oleg, che comunque è un uomo geneticamente modificato alla fine. Facciamolo esplodere, ma alla fine siamo sempre in questo nascondiglio noi. Te, guarda che bello, tutto scuro, so esploso. Heard back from Legal League. Studio wants you to do a screen test for Gangsters in Space. Now fuck that, we're done being corporate whores. So who's winning? What's that? E niente, sta partita di scacchi non verrà mai finita, mi dispiace. Oh, man. God damn it. What the hell is going on? We gotta get down there. Sì, direi che è proprio il caso di andare, Chuck. È il caso di metterci in strada ora. E la cosa bella è che se noi abbiamo appunto questa macchina qua, questa qua con lo spazio dietro, Oleg ci sale pure dietro. Need to stop them before they rip the whole place apart. I'll keep my ear on the police band. Let you know where things are really bad. Thanks, love. Iniziamo dirigendoci al punto più vicino, questo qua. Ok, con calma, eh. Dobbiamo sgomberare tutta l'area. E la macchina la teniamo qua al sicuro. Dobbiamo tenerle al sicuro i veicoli, perché se ci esplode poi dovremo lasciare giù Oleg. Esplodete, stronzi. Ecco fatto. Stag, Luchadores, tutti quanti devono morire in questo momento. Morite. Questa sì che è stata una decisione molto ponderata. Attenzione, Oleg. Quest'arma è buona, ma non ne vale la pena. Perché guarda quanto danno fa. Ma purtroppo non vale la pena di... del danno che arreca sostanzialmente. Aspetta. Ecco fatto. Ulla! L'ha messo in verticale. Occhio, Oleg. Ok, quanti ne rimangono? Due giganti. E il primo gigantoide, se riesco a ucciderlo, è andato. Poi qua c'è uno specialista loro. Ma Pierce, ma ce la fai a rimanere in vita per... 5 minuti? Ma santo cielo. Ci penso. Minchia. Ecco fatto. Vieni con me, Oleg. Ti voglio con noi nella squadra. Se riesci. Bravo. Prendilo. Bravo. Vieni. Era esattamente quello che speravo facessi. Ah, mi sa che l'hai lasciato giù, vero? Pierce, sali. Bravo. Peccato, speravo lo portasse via quel minigun. Prossimo obiettivo, 1200 metri. Ci arriviamo con tutta la calma possibile. In realtà dovremmo anche fare in fretta. Però dobbiamo passare nella zona degli zombie. Ecco fatto.
Attenzione qua, che è ah no, c'è la gente. Non ci sono più gli zombie? No, ci sono ancora. Però c'è anche la gente che cammina, quindi per meglio dire guida, però fa niente. Ecco fatto. La scorciatoia attraverso il percorso zombie ci ha fatto guadagnare un po' di spazio. Ok, questo lo lasciamo qua perché ne abbiamo bisogno. Vediamo. Ma muori, che miseria. Ecco fatto. Papara, 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 papara. Non so perché, ma ci stava bene. Ecco fatto. Quest'arma diventa buona nel momento in cui ottieni le granate infinite. Oh, ma guarda, un carro armato. Ecco fatto, blindato distrutto. Dove sei? L'armeria spullula di Stag. Vieni, Oleg. Anche tu, con me. Tutti su. Tutti in macchina, forza. Ma Oleg, dai, è Pierce. Va bene tutto, però non metterlo sotto. Ciccia, sali in macchina. Ecco fatto. Non ho visto che arma hai. Oh, bene, il fucile a pompa. Mannaggia, vabbè, in realtà è anche buono il fucile a pompa. Speravo qualcosa di un po' più ottimale, ma va bene in realtà. Va bene, evitiamo le macchine. Ecco fatto. Sì, vabbè, tutti addosso, man. Dai. Ok, qua ci arriveranno sicuramente tutti addosso, sia a destra che a sinistra, quindi tanto vale. Oleg, come posso dire, destabilizzi l'equilibrio della macchina stando a destra o a sinistra, non puoi rimanere nel centro. Aspetta, mettiamo questa. Ok. L'ho sempre detto che le Molotov in realtà sono anche buone, una volta potenziate però. Perché altrimenti no. Ancora, mamma. Why chase them when they come to you? Ecco qua. Looks like we're sticking around. Vediamo. Vieni qua che ti faccio saltare in aria. That felt good. Ecco fatto. È stato anche relativamente facile, ma rilevate. Ricordate, tutto ciò che abbiamo preso finora ci ha solo preparato a questo momento. It's rare I find an intellectual equal. I call chips fries, right? Dove sei? Ma porca. Ma fatti saltare in aria. Ecco fatto. Arrivo, Pierce. Pierce, stai fermo. Devi restare fermo. Ah, non sei tu quello caduto, scusami. Per una volta non eri tu, almeno. Ok. E qua è un momento importante in realtà. Kilbane sta andando via. Angel. No, I can't let him win. We can't let him win. Angel, hold on until I get there. Damn it.
For Luke's sake. Oh, is this really the time, love? You're gonna arrest us? Big fucking deal. I don't want to arrest you. It won't solve anything. People need to wake up and see the threat that scum like you are to innocent people. Once you blow up the Magarak Island, the whole world will see your true colors. Don't mean to disappoint, but the Saints aren't about domestic terrorism. We'll see how many people believe that when Shandi and Viola are found in the wreckage. Shandi e Viola, e ce n'è anche un'altra persona in realtà lì, eh. E questo è il momento di una scelta importante. Una scelta che potrebbe far cambiare il finale del gioco. Fra bene e male, sceglie di salvare i nostri compagni e far scappare Qilbane o uccidere Qilbane e far morire i nostri compagni. Mi dispiace interrompere qua, ma questa cosa apparirà nel prossimo video. Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!